trofeo Cacciapuoti da 17 anni viene a Zoate. È stata un'idea di mio padre e dei signori Cacciapuoti dopo la scomparsa prematura di Raffaele. È secondo noi la più bella gara che c'è a Zoate ogni anno. I ragazzi che vengono ogni anno sono sempre più carini, educati e bravi soprattutto, nel senso che il taglio ogni anno si abbassa, quindi hanno delle qualità golfistiche sempre maggiori, sia ragazzi che ragazze, e devo dire la verità che finché riusciremo a farlo questo trofeo a Zoate si farà senza problemi. Siamo stati uno dei primi circoli che hanno aperto le famiglie e quindi qui vuol dire avere bambini piccoli e bambini già da golf. Abbiamo circa una cinquantina di ragazzi che fanno il club dei giovani, che sono suddivisi in diverse categorie. Quest'anno per sfortuna diciamo che i ragazzi più bravi, visto che il taglio è così basso a 5, non sono riusciti a entrare, ma spero l'anno prossimo di aver dentro almeno 4-5 dei miei ragazzi a fare il Cacciapuoti. L'abbiamo vinto per diversi anni con i ragazzi che ormai hanno 20-21, ma questo è ciclico quando ci sono i giri, però insomma abbiamo una bella squadra, quest'anno siamo arrivati anche secondi in A1 e fondamentalmente chiediamo talmente poco ai nostri soci per i loro piccoli, per cui ben ci danno i loro piccoli da gestire e a cui insegnare a giocare a golf il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Questi sono i 4 giorni in cui il club dei giovani c'è. Oggi pomeriggio, per esempio oggi è domenica, alle 3 mi sembra, 2:30, comincia il corso dei piccolini, cioè di quelli che hanno 6 anni. Il problema nostro è bloccare quelli che ne hanno 4-5 che vogliono cominciare, ma che sappiamo benissimo che insomma è un po' prematuro e un po' presto. Però sicuramente Zoate crede nel golf dei giovani, ringrazia il comitato regionale per quanto fa, per l'organizzazione dei ragazzi in giro per la Lombardia, per l'Italia, ringrazia Gino Pellizzari che è sempre stato il grande decano di questa attività, e fondamentalmente spero che le cose funzionino bene perché i ragazzi sono il futuro del golf.